Un weekend all'insegna del bel tempo ha accompagnato la 22esima Lago Montefiascone, la gara laziale organizzata dall'Automobile Club Viterbo, secondo appuntamento del campionato italiano velocità salita auto storiche. La caratteristica cittadina etrusca che nella sua quiete si affaccia sul placido lago di Bolsena, le cui rive hanno ospitato il paddock gremito di turisti ed appassionati, è stata cornice di una vincente gara che si è accesa di appassionanti duelli e sfide ravvicinate. Il miglior tempo in ordine assoluto è stato quello di Stefano Peroni che sulla Martini MK32 ha realizzato uno straordinario 2.03.57 in gara 2 quando ha usato al meglio i tanti cavalli della leggera ed agile monoposto progettata per le salite, abbassando di 6 secondi il tempo della prima salita dove aveva toccato una chicane e ha rimontato nella generale scavalcando Walter Marelli su Osella PA990 BMW da 2000 cc, vincitore del quarto raggruppamento e di gara 1. Il milanese, alla sua seconda gara tricolore sulla biposto da 2000 cc, ha vinto la categoria con il miglior tempo di 2.06.87 ottenuto in gara 2, dove ha migliorato di 2 secondi l'ottima prima prestazione. Ho avuto un problemino in gara 1, ho preso la chicane, sono frenato un po' troppo tardi e non ce l'ho fatta a girare correttamente. Gara 2 ci ho messo un po' più di impegno e ce l'ho fatta a portare a casa, è successo. Questo è un bel tracciato dove ci mette del bel veloce giù in fondo e dei tornanti guidati su in cima, c'è un po' di tutto qua. Considerando la recente gara di Camucia dove il setup era completamente diverso da questa gara che ha necessità di rapporti molto lunghi, per me era la prima gara sul veloce e quindi anche qui ho dovuto imparare, c'è ancora molto da imparare e vediamo, ce la mettiamo tutta e andiamo avanti, ecco. Podio ideale completato dal pisano Piero Lottini sulla Osella PA990 BMW. Il portacolori della Bologna Squadra Corse si è complimentato con i bravi avversari. Ci sono avversari che sono molto, come dice lei, molto agguerriti e molto bravi, bisogna dire. Però diciamo io mi sono divertito, ho fatto la mia gara, anche se nella prima prova ho trovato un po' il file che mi ha dato noia, nella seconda ho fatto un errore e ho peggiorato un attimino, però io mi sono divertito, diciamo la gara è stata bella, e diciamo il tempo perfetto, sicché l'organizzazione non è stata impeccabile, pertanto vada sempre così quando va male. Sotto all'ipotetico podio di gara il vincitore di secondo raggruppamento Giuliano Peroni Senior sulla scattante Osella PA3 BMW, tallonato da uno scatenato Giuliano Palmieri, l'emiliano che con il quinto tempo generale ha dato sfogo nel modo più efficace ai tanti cavalli della muscolosa De Tommaso Pantera in versione GTS, classe in cui è stato seguito da un sempre efficace Idelbrando Motti sulla Porsche Carrera RS. Sono molto soddisfatto, diciamo che ancora una volta ribadisco questi tempi qua non si erano mai visti nelle turismo, anche gli altri due Porsche, sia Motti che Gallusi, secondo me si sono espressi al meglio nella prima manche, però diciamo che sotto i 2,20, 5 km, oltre 120 di media, con partenza da fermo, 5 tornanti, insomma, due chicane, credo che la velocità sia importante in questa manifestazione qua. Io sono molto soddisfatto. La gara è bella, veloce, poi quest'anno ho ripreso in mano questo PA3 che è nata con me, dall'85 ce l'ho e mi sento molto bene. Gli anni passano, però i tempi sono ancora abbastanza buoni, diciamo. Con il sesto tempo in assoluto, il milanese del Racing Club 19 Andrea Fiume ha vinto il terzo raggruppamento sulla Osella PA990 BMW, malgrado qualche indecisione di troppo che lo ha costretto a difendersi da un superlativo Giuseppe Gallusi, chiudendo in un ideale settimo posto assoluto. Prima volta che corro qui a Montefiascone, per cui è una gara che è corta ma è ad altissima velocità, per cui bisogna memorizzare molto bene, fare delle prove per capire dove si può usare e dove no. Comunque è una bellissima gara, sono contento, anche se Gallusi, devo dire, il mio avversario di oggi ha un gran bel piede, perché la macchina è decisamente inferiore e io ho cercato di dosare ma lui mi ha spronato non poco. Oggi la macchina era bella, gomme nuove, io sono riuscito a venire su bene nonostante l'olio e tutto, comunque contento, la macchina perfetta e il pilota anche pur vecchio, ma vedo che ancora riesce a dosare i secondi con questo bravissimo Gallusi. Questa è la prima volta che venivo,
per le salite bisogna essere un po' abituati, bisogna avere il carattere giusto per partire e dare tutto dal primo all'ultimo metro. Non è pista e non è altra disciplina, quindi ci vuole un gran cuore, un po' di rischio c'è sempre, però il risultato poi parlano sempre i cronometri, quindi. Tra i primi 10 tempi assoluti ci sono quelli dei primi due della Sport Nazionale del quarto raggruppamento. Guido Vivalda, il piemontese, salito sul podio di raggruppamento e sempre più in perfetto feeling con la Lucchini SN90 Alfa Romeo e Sandro Zucchi sulla versione SN88 della Biposto. In primo raggruppamento ha vinto Angelo De Angelis sulla Nerus Silhouette da 1600 cc, pronto a balzare in testa quando Tiberio Nocentini su Chevron B19, vincitore di gara 1, ha dovuto alzare bandiera bianca per un guasto nella seconda salita, vinta da Franco Betti su BMW 2002, alle spalle di Antonio Di Fazio, sulla Sport Car NSU Brixner e del toscano Claudio Conti, molto soddisfatto della TVR Griffith. Diciamo che qualcosa c'era ancora da poter migliorare, ho avuto un problema ieri in prova e comunque sono soddisfatto perché stiamo facendo progressi, la macchina è tutta da scoprire ancora. Ancora un ottimo riscontro per l'emiliano Alessandro Rinolfi sulla Morris Mini Cooper, che ha colmato qualche lacuna della vettura T1003 con una guida spregiudicata che lo ha portato al quinto posto di raggruppamento, davanti a Sergio Davoli, vincitore della GT2000 con la Porsche 911. Tra le auto GT e turismo del secondo raggruppamento, in ottima evidenza il siciliano della scuderia Etna Matteo Adragna, che in intesa sempre maggiore con la Porsche Carrera si è portato al secondo posto di GTS e sotto al podio di categoria davanti all'incisivo Fabio Bellini, che con la A112 Abarth ha vinto la classe T1000. In terzo raggruppamento sul podio è salito Salvatore Asta, che ha testato con il successo tra le Silhouette la perfetta rivisitazione della BMW 2002 davanti a Gabriele Tramonti, vincitore di TC1006 sulla Fiat Ritmo 75. Tra le GT e turismo di quarto raggruppamento sfida tutta BMW M3 per il primato, chiuso a favore di Marco Micangeli. A completare il podio delle monoposto di quinto raggruppamento sono state due lady, Chiara Pelledro, che ha preceduto sotto la bandiera scacchi Gina Colotto, entrambe sulle Formula Abarth.